Denis, cosa intendi per autoproduzione? Allora, è un fenomeno di questi ultimi anni. Questo è la cosa che salta all'occhio a tutti, che è un fenomeno molto esteso in questi ultimi anni nel mondo del design. Io credo che l'autoproduzione sia la conseguenza di alcuni problemi nati, diciamo così, nella filiera tradizionale del design. Uno dei motivi per cui c'è questo fenomeno dell'autoproduzione è sicuramente l'aumento dei designer, c'è cioè una quantità incredibile di gente che lo fa questo mestiere, che prima non c'era, dovuto alla grande diffusione di scuole piccole e grandi, e quindi il problema di lavorare, quindi viene normale che uno si autoproduca. L'altro è la poca meno credibilità, secondo me, dei cosiddetti brand del design, i quali a loro volta usano dei sistemi per accaparrarsi delle idee che non sono un po' ortodosse, diciamo così. E un altro motivo molto importante è l'evoluzione della tecnologia. L'evoluzione della tecnologia che vuol dire praticamente che non è più impossibile per una persona, per un professionista, per un designer, produrre da solo non solo il prototipo, ma anche una preserie, una piccola serie. Perché sta raggiungendo dei costi che sono accessibili anche a un professionista e non c'è bisogno necessariamente di un'azienda. Cioè a dire che se un designer decide di fare una ventina di oggetti, costa molto meno che 10 anni fa, no? E per cui mentre 10 anni fa al massimo poteva fare un prototipo e poi aveva bisogno dell'azienda. Con queste nuove tecnologie lui può produrre con dei costi accettabili autonomamente, quindi può vendersi direttamente, con anche un altro motivo molto importante che è l'avvento del web, dell'e-commerce, anche per piccole serie. Non a caso molti designer anche affermati nei loro siti hanno messo una pagina in cui possono fanno una sorta di e-commerce. Se tu vai a vedere molti siti di designer anche conosciuti, molti vendono o selezionano dei prodotti o li fanno loro, vendono direttamente anche loro. Diciamo, la tua esperienza con Circus, che è da 2 o 3 anni, mi sembra, no? È 6 mesi che è ufficiale, Che è 6 mesi che ufficiale, ma che tu studi però da parecchio sì, tempo, diciamo, no? più di un anno e E mezzo. praticamente vorrebbe, diciamo, entrare, diciamo, in pieno, a pieno titolo in questo nuovo modo di progettare, produrre e Esatto, vendere. Perché la esattamente. differenza è che oggi, rispetto a una volta, quando anche tu hai cominciato la tua gloriosa carriera, che si andava dall'industriale di turno a proporre il prodotto e poi c'era appunto una filiera con tanti passaggi, eccetera, eccetera, oggi non è neanche più una questione di filiera corta, semplicemente uno oggi attraverso Circus può progettare e vedere venduta, diciamo, il suo lavoro. Certamente. Allora, a fronte di questo, un paio di anni fa ho cominciato a pensare di fare una piattaforma che lavorasse solo su queste tematiche e quindi è nata questa piattaforma, questo sito che si chiama Circus alla fine, che ha lo scopo di pensare, disegnare, produrre e vendere in queste modalità, no? Gli oggetti di design. È un'attività che vuole essere paragonata pian piano al download che si fa normalmente con la musica, con le immagini, poi c'è uno scarica direttamente e attraverso queste nuove tecnologie. Queste nuove tecnologie nel frattempo sono molto evolute, questi ultimi 6-7 anni veramente sono molto evolute, perché da rapid prototype per cui sono nate, cioè fare i prototipi per gli studi, per le aziende così, è diventata rapid manufacturing. Ma non solo per il design, soprattutto per certi settori che l'automotive piuttosto che l'aeronautica, eccetera. Ormai ormai queste aziende che producono per quei settori stanno pensando di fare sempre di più grandi stampanti, stampano il metallo, titanio, quindi di fare i pezzi non, neanche più scavati in CNC come si faceva, ma addirittura stampati in 3D, no? Quindi sto parlando dell'industria quella grossa, quella vera, no? E questo sta influenzando anche perché le macchine hanno sempre prezzi più abbordabili, anche il mondo di aziende più piccole,
di aziende appunto artigiane, cosiddette 2.0, eccetera. Quindi questo permette di avere un progetto, andare lì, fare casomai un prototipo di due per metterlo a punto, poi dopo farne uno da vendere, senza farne 50, no? E gli altri 49 li vendi man mano che ti richiedono, e tu li ordini, e lui li spedisce direttamente a quel punto, no? Ma la cosa interessante è che dentro questa filiera, a parte il lato, diciamo così, economico-commerciale che viene rivoluzionato, c'è anche una cosa importante che è la cultura del progetto, che finalmente, ancora, con queste nuove tecnologie, il designer può riparlare di cultura del progetto, nel senso che ha a che fare con un'idea, sì, con un progetto, ma anche come viene fatto, perché disegnare per questa filiera comporta una modalità creativa diversa da quella che era quella tradizionale, con dei nuovi paletti, se vuoi, ma anche con delle nuove opportunità. Per esempio, uno dei temi più forti è quello dell'on demand, no? O quello della customization. Cioè, io posso fare un oggetto, per esempio un vassoio, no? In cui lo propongo sul sito Circus tagliato al laser, no? Con delle pieghe che posso far fare a chi taglia il laser, o fare addirittura il cliente, ma la cosa interessante è che le misure che pongo lì è solo un esempio, gli do un range, da A puoi fare tutte le misure che vuoi, con questo stile, con questo disegno. Per cui c'è quest'idea che io sono il creatore di quell'idea lì, ma nello stesso tempo tu la puoi interpretare, così come diceva a suo tempo Umberto Eco, un'opera aperta, no? Perché il design non è mai stato un'opera aperta, come neanche la scultura, la pittura, cioè l'opera era finita così, e guai che la toccava, a differenza per esempio della musica o del teatro, che c'è un autore, un interprete. Addirittura l'interprete può stravolgere, come si è visto nel teatro, nell'opera, eccetera, no? Può stravolgere e reinterpretare, il direttore d'orchestra interpreta un autore di solito. Ecco, invece nelle opere chiuse, che sono poi la pittura, l'architettura, non solo sono finite così come le dà l'artista, ma quando la comunità decide che è un'opera, che viene difesa per legge, come sappiamo, no? Il design è, come ultima delle arti plastiche, è di questo tipo. Non solo, c'è anche, secondo me, l'aggravante della serialità, perché tu fai un investimento tale per renderlo seriale che veramente dopo non lo vuoi toccare, perché dovresti rifare gli stampi, eccetera. No? Per cui invece in questo modo diventa anche lui un'opera aperta, cioè tu hai l'idea e poi naturalmente il cliente può personalizzarlo sia nella forma, ovviamente non tanto nei colori come nella forma, ma anche farci mettere delle sue cose, interpretare su un'idea che tu hai avuto. O addirittura nasce già con l'interpretazione obbligatoria. Ma quindi questa preparazione, perché ovviamente a questo punto il progettista però deve avere un'ottima preparazione, ecco, perché non credo che le scuole normalmente oggi riescano, almeno qui in Italia, a darti una preparazione proprio così capillare, cioè alla fine uno deve anche autoapprendere. In questo momento sì, è un po' come i computer 20 anni fa, devi anche tu smanettare, come dire, se vuoi ricordare. Cioè, naturalmente in ingegneria, nei corsi di ingegneria, naturalmente insegnano il CAD, insegnano a usare Rhino, a usare AutoCAD, eccetera, eccetera. Però non è, quando da lì tu devi decidere quel pezzo, col CAD, non devi fare una sedia che venga stampata a iniezione, è un percorso molto diverso fare una sedia che venga stampata in 3D. Molto diverso, non tanto perché gli spessori puoi fare, perché puoi fare il sottosquadro, il famoso sottosquadro libero, no? Cioè, nel senso che puoi fare delle forme attorcigliate che la stampante te le fa e la stampa in lezione no, o costa del giro, devi dividerlo in pezzi, eccetera, no? Quindi devi progettare anche con i vantaggi che ti dà. Per esempio, la sedia che avevo fatto io, che vi darò un video, è una sedia pieghevole, viene fuori finita. Cioè finita nel senso già assemblata, tu la tiri su e tu hai la sedia pronta, non sono tanti pezzi che vai a assemblare, ma per fare questo devi progettare diversamente che fare tanti pezzi e poi assemblarli, proprio dal punto di vista puramente tecnico, per non parlare poi dal punto di vista delle opportunità linguistiche, perché se puoi fare questo puoi anche fare delle forme impensabili a iniezione, veramente impensabili a iniezione, cioè puoi fare una micro
una micro, delle microforme attaccate alla superficie che quando ti siedi sono un po' morbide, cosa che è neanche impensabile. C'è super metodo del sottosquadro, il famoso sottosquadro. Infatti si usa dire questo slogan, sottosquadro libero, perché appunto puoi fare il sottosquadro del sottosquadro, che lo puoi fare tecnicamente parlando, però queste sono anche possibilità linguistiche diverse. Cioè, posso fare una sedia rigida come questa, con una parte dove mi siedo morbida, non perché ci metto il cuscino come si è sempre fatto, ma perché quella parte lì è fatta di serie di sottosquadri che si muovono un po' quando si siede, quindi è un po' morbido ed è lo stesso materiale.